un finto cartomante che in qualche modo riusciva a circuire delle ragazzine in provincia di Terbo e è accusato di violenza sessuale. Come sono andate le cose? Sì, le cose praticamente sono andate in questo senso. Avuta notizia tramite i servizi sociali della possibilità che una ragazza avesse subito delle violenze, degli abusi, è partita subito un'attività di riscontro su questa notizia ed effettivamente dopo diverse verbalizzazioni questa ragazza ci ha confermato uno scenario molto inquietante alla quale era stato sottoposto dall'odierno arrestato, in quanto questo che aveva conosciuto frequentando la sua abitazione perché amica di una delle figliastre, appunto sin dall'inizio della conoscenza si era proposto in maniera molto disinvolta e disinibita parlando di sesso e soprattutto proponendosi anche come un pranoterapeuta in grado di poter fare dei massaggi, dei riti idonei a dare uno sviluppo eccellente al corpo della malcapitata. E proprio su questo aspetto, diciamo, carpendo la buona fede, anche la minorata difesa dovuta alla minore età della ragazzina, appunto le ha proposto di fare dei massaggi per caricarla di energia positiva, ma che poi alla fine si sono rivelati essere nient'altro che delle vere e proprie violenze sessuali alla quale la stessa è stata sottoposta per diverso tempo. Il capo di imputazione preciso per l'uomo qual è? Allora, è violenza sessuale continuata e aggravata, in quanto queste violenze sono perpetrate per quasi 2 anni e sono suffragate anche da diverse aggravanti, tra cui quella più pregnante del 609 quater del codice penale, che appunto è un aggravante per chi commette atti sessuali con minori degli anni 14. L'uomo è stato arrestato anche con qualche difficoltà perché c'è stata una sorta di reazione? No, più che altro avevamo avuto contezza e notizia che c'era una contrapposizione forte tra la famiglia della povera malcapitata, che ormai sapeva da diversi mesi tutto, e il fatto che spesso lo incontravano e quindi c'era una sorta di atteggiamento di sfida, tra virgolette, da parte dell'indagato. Tutto questo si è concluso grazie all'emissione tempestiva dell'autorità giudiziaria in data di ieri, nel pomeriggio di ieri, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita stamattina all'alba, prestissimo, e che appunto ha consentito poi di fare la perquisizione, un'ulteriore perquisizione, di rinvenire anche 2 armi, oltre a materiale pornografico e di derivazione, diciamo, di utilizzo di cartomanti, e poi subito dopo, diciamo, le formalità di rito lo abbiamo condotto e assoggiato presso il carcere Mamma Gialla di Viterbo. C'era un'ulteriore difficoltà che era un incensurato? Sì, infatti tutte le cautele del caso sono state ulteriori nella fase delle investigazioni, perché si trattava appunto di un pensionato incensurato e quindi abbiamo dovuto fare riscontri molto puntuali e attenti per accertare tutta la dinamica dei fatti che avevamo acquisito. A questo punto le ragazze sono seguite da psicologhe, qual è la prassi, diciamo? Sì, già specialmente la prima denunciante ha avuto il sostegno sia di assistenti sociali che di psicologi. Naturalmente la stessa cosa ritengo accadrà per le altre vittime che sono emerse dalle indagini degli abusi sessuali.